ricerca e scoperte. Benvenuti su Futuris. Li abbiamo amati in film cult come Guerre Stellari. Gli androidi potrebbero presto diventare una presenza familiare nel nostro quotidiano. Ma per diventare veri aiutanti tuttofare, dovranno imparare a muoversi in maniera intelligente nei nostri spazi, sapendo ad esempio manipolare con cura anche gli oggetti più fragili. Questo è ICAB, un robot umanoide sviluppato da un progetto europeo. Ha le misure di un bambino e su di lui possiamo sperimentare applicazioni sensoriali. Abbiamo implementato il tatto nel palmo e nelle dita di ciascuna mano. L'esperimento consiste nel mostrare come il robot afferrerà un bicchiere molto fragile e facilmente distruggibile, ma con questo tipo di sensori sarà in grado di impugnarlo con delicatezza. ICAB è dotato di una speciale pelle sensoriale con cui misura e controlla la pressione esercitata dalle mani. Il baby robot è nato 6 anni fa in Italia, presso l'Istituto di Tecnologia di Genova. I robot sono stati usati per molto tempo solo ed esclusivamente in applicazioni industriali. Noi riteniamo che sia il tempo adesso di sviluppare robot che possano interagire con l'uomo direttamente, sia in applicazioni in ambiente domestico, sia in contesti dove l'interazione permetta di svolgere compiti che altrimenti fino ad oggi non sarebbero possibili. Lo sviluppo di pelle per robot è fondamentale per permettere la corretta interazione del robot con l'ambiente e con l'uomo, al fine di garantire la sicurezza delle operazioni e dello svolgimento dei compiti. ICAB è eccezionale perché è in grado di imparare. I robot attualmente in uso sono ottimi esecutori, ma non hanno alcun percorso evolutivo di apprendimento. L'obiettivo dei ricercatori è che l'androide arrivi a possedere capacità cognitive pari ad un bimbo di 10 mesi. Una delle frontiere della ricerca sugli androidi è la robot therapy. I ricercatori dell'Università di Hertfordshire in Inghilterra stanno sperimentando con Casper il trattamento dei disturbi tattili nell'autismo. Casper è un robot con espressività minimale, come diciamo noi. Ciò significa che si tratta di un androide con le fattezze di un bambino, specificamente progettato per un'interazione con l'uomo, in particolare di carattere ludico. L'idea era di costruire un robot con cui le persone fossero motivate a giocare, come con un bimbo. Nel campo di applicazione della terapia contro l'autismo, per esempio, si può utilizzare il robot per progettare giochi, immaginare scenari e per farlo relazionare con i bambini, soddisfando alcuni obiettivi terapeutici, come ad esempio insegnando ai piccoli un'appropriata interazione tattile. E questo è il punto chiave del progetto RoboSkin. Insieme al robot italiano ICAB, Casper è uno dei protagonisti del progetto RoboSkin, finanziato dall'Unione Europea. Due applicazioni di una speciale pelle robotica che permette all'androide di relazionarsi in maniera intelligente con l'ambiente circostante. Vogliamo che Casper incoraggi o scoraggi specifici comportamenti tattili dei bambini. Se un bambino lo solletica, ha una reazione positiva. Ma se sarà brutale con lui, qualcosa come questo lo scoraggerà. Queste reazioni verosimili del robot al contatto fisico sono prodotte da piccoli strati di pelle artificiale applicati sotto il viso e i vestiti. I sensori, morbidi e flessibili, sono collegati ad un computer che interpreta il tipo di pressione ricevuta e innesca la risposta. Ognuno degli strati presenta 72 punti di rilevamento e quando li si tocca si può vedere sullo schermo il tipo di pressione esercitata. Se è forte appare un colore rosso più intenso. Se si toglie la mano non viene visualizzato nulla perché non c'è pressione. In Casper c'è un altro pezzetto d'Italia, perché con i ricercatori britannici collabora anche l'Ateneo Cagliaritano.
Il progetto RoboSkin ha un valore di 4,6 milioni di euro, in gran parte finanziati dall'Unione Europea. In molti prevedono un grande futuro per i robot, per questo è importante che si studino le interazioni con queste macchine. Non vogliamo avere sul mercato esemplari non testati adeguatamente e che durante la progettazione nessuno abbia chiesto alle persone ciò che vogliono veramente e come un robot debba eseguire un certo compito. Quindi è molto importante studiare l'interazione uomo-robot prima che questi sistemi siano realmente diffusi e che siano a milioni e milioni nelle case o negli ambienti di lavoro. Bye bye. See you next time. Ma qual è la novità alla base di questi sensori tattili intelligenti? Girala magari. Sostanzialmente questo dispositivo funziona come lo schermo di un cellulare sensibile al tatto, quindi quello che abbiamo fatto però è trasformarlo in qualcosa di flessibile, perché questo deve adattarsi alla superficie del robot, quindi è basato su un tipo di sensore che si chiamano sensori capacitivi, che consentono di misurare una variazione di capacità dovuta alla pressione che viene esercitata sopra il sensore. Le maglie degli elementi sensori, che hanno forma triangolare, possono essere facilmente incollate in vaste zone del corpo del robot. Vengono poi coperte con schiuma di silicone. I sensori capacitivi misurano quindi la variazione di spessore del cuscinetto morbido a seconda della pressione esercitata. Già molto utile, la percezione del tatto lo diventa ancora di più se combinata con altri sensi, come la vista. Giocare a palla richiede la coordinazione di occhi e mani. Anche i robot possono farlo in presenza di sensori ben piazzati. Il robot usa l'informazione di colore e forma della palla, dell'oggetto, per determinare il centro e la dimensione. Queste informazioni sono poi usate per controllare lo sguardo e la posizione della mano per afferrare l'oggetto. Potremo usare l'informazione tattile per controllare la forza delle dita durante l'azione di afferraggio della palla. Questo qui per noi è un comportamento molto semplice, ma in realtà per il robot è abbastanza complicato. I ricercatori ritengono che presto gli androidi entreranno a far parte della nostra vita quotidiana e che in futuro non ne potremo più fare a meno. Dipenderemo dalla robotica come oggi dall'auto e dalle telecomunicazioni.